Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti in studio a Cuochi e Fiamme, atmosfera gioiosa, dei bei sorrisi e del bel appetito, spero. Perché dovete assaggiare un sacco di piattini. Chi le assaggia? È sempre gli stessi. Fiammetta Fadda, chi ce la toglie? Ho scritto sul contratto famoso, ho sottolineato che Fiammetta Fadda è tutta nostra e non la prende nessuno. Invece tu sei invece tu sei con fase di riscatto, Riccardo Rossi. Meno male, grazie. Chiara Masi, fino a gennaio, come il mercato, a gennaio. Sto scherzando. Allora, oggi un'altra bella sorridente signora, che è Véronique da Montpellier, anche se vive a Roma, ormai Cuochi e Fiamme è diventato internazionale. Abbiamo varcato le frontiere. Come? Abbiamo varcato la frontiera. Anche Fiammetta poi è molto amante anche. Sì. Leo da Prao. Leonardo. Grazie. Da Prao e vuole essere rispettato, come si dice da quelle parti. Va bene. Amante, ho letto sulla tua scheda, amante di un gran prodotto che io l'altro giorno ho spiegato a Riccardo, che è il panino con l'ampredotto. Sì. Dopo spieghiamo bene. Allora, quattro sfide, tre danno i punti, la prima no, però chi la vince, anche se è veloce, sceglie l'ingrediente e il tema di quella successiva, quindi ha un piccolo vantaggio. La prima è di manualità. Crepe, qui si è avvantaggiata, perlomeno è... la bandiera, diciamo, della tua patria. Dovete farla in tre minuti. Chi la fa meno pezzi? Furbo te. Allora, vado via con questo. Tre minuti, via! Uova, farina, latte, burro. Poi burro o olio per cuocere. Queste sono fredde. Ti ricordi quell'attrezzo che andò... Ma te l'avevo già detto, mi sa. Cosa? Di moda, a un certo punto, negli anni, credo, 80, per fare le crepe al contrario. Tu facevi una cosa così... schiaffavi un'altra cosa sopra, calda, ti rimaneva attaccato. Facciamo un disegno adesso per spiegarlo a caso. Come vuol dire? Cioè, che è doppia padellina? No, era una padella al contrario, calda, cioè l'attaccavi la corrente elettrica, si riscaldava la superficie, facevi. Sì, sì. Al contrario, capito? Sembra una cosa tremenda. Mi sembra che con una bella padellina antiaderente che magari utilizzate solo per fare queste cose senza rigarla. Però si fece anche quell'elettrodomestico. Poi prendete due uova, mezzo litro di latte e 200 grammi di farina. Questa è una dose che va bene per il dolce e per il salato. Prendete l'attrezzo di Riccardo Rossi e fate. Ok? Fate riposare e poi con quello fate le crepe. Hai capito? Sì. Si cuoce... vediamo come la fanno loro. E poi, quelle lì, se le mettete una sull'altra su un bel piatto con la pellicola, stanno anche un paio di giorni in frigorifero, potete poi farle farcite, piene. Lei addirittura controlla se nappa il cucchiaio. Un minuto, direi di metterla in cottura. Che dici? Burro o olio? Ovviamente lei ha preso in mano burro, il grasso più solido dei più due. Più francese. Dai, Leo. Io direi di metterla su, mancano 50 secondi. Di solito si versa il grasso, si toglie l'eccedenza e poi si versa il composto. Ogni tanto Leonardo dà uno sguardo alla sua sinistra. Lei ha scelto Véronique. Bel nome, Véronique. Merci. Ha scelto un fornello... bello potente, mentre Leonardo ha scelto un fornello più delicato. Lui ha usato la tecnica del tipo quelli che fanno la crespella, sai, con l'egnetto, quindi lo spiattellamento dopo averla versata. Mentre Veronica... ah no, adesso ti ha copiato anche Veronica. Sì, no, perché comunque... Tre! Due! Quanto manca? Uno! Stop! Ora? Con la padella, dai! Dai, fallo, dai, ormai fallo, dai, hai fatto, fallo. Fallo, prova. No, non si stacca ancora. Non si stacca. Ragazzi, dovete darmi la... Non è una basta, è finita! Portate le padelle, no? La lancio.
Sì, salta anche dal piano. Qua. Perché sennò è calda. La vincitrice ve la lascio. Vince Veronique. Brava. Allora, qui si va di gusto. Pasta con i porcini o risotto alla mantovana? Pasta con i porcini. Dai. Un sottobosco, una bottiglia di vino per favore da far ossigenare. È la pasta con i porcini, il piatto per la prova di abilità. Pasta con i porcini, è difficile sbagliare perché se si mette tanti porcini viene buona. Poi l'equilibrio fra formaggio e piccante lo vedremo. Mi raccomando, 30 secondi per fare la spesa dietro di voi. C'è tutto, dovete rufolare, come si dice in Toscana. Via! Dai! Magari a Montpellier non si dice rufolare, però... Ah, qui andiamo sul facile. Mal tagliati freschi all'uovo da comprare in pastificio, 450 grammi. Tre porcini italiani a costo anche surgelati. Scalogno, sedano, carota, un pezzettino di lardo, prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e un goccio di brodo vegetale. Basta, a finire il vostro formaggio stagionato regionale preferito. Stop! Qua tiriamo fuori delle mazzancolle. Qua tiriamo fuori della lasagnetta e dello speck. Mentre aggiusto il microfono, do il via ai 10 minuti. Vai! Allora, parto dalle donne. Veronique. Mi ricorda... Questo? Che ti ricorda, Veronique? Un'amica, sì. Non indaghiamo? Meglio di no, va. Francesi? Allora... Mamma che lavoro mia, fai? Che lingua, mamma mia, che lingua. Riccardo potrebbe innamorarsi di te oggi, lo so. Allora. Sono giornalista. Mamma mia, che brutta razza. Ma perché? Scusa, di cosa argomenta? No, esatto, dimmi che tipo, non... ghost. Lavoro per... No, assolutamente no, una cosa molto seria. Lavoro per una radio straniera. Ah? Che sarebbe la Radio Vaticana. Ah, sì. Ok. Quindi niente allora, gossip. Ok, vabbè. Siamo tranquilli, no? Quindi, no. Ricetta. Dunque, farò dei porcini saltati in padella con una finta bechamel. Vai avanti. Al momento in cui cominciano a cuocere, metto un po' di farina, un po' di latte e allungo come se fosse una bechamel, ma insieme ai porcini. Dopodiché... Si aggiunge un po' di parmigiano, rende il tutto un po' cremoso e lo nascondo all'interno di una foglia di pasta da lasagna. Cinque lasagne. Mamma mia, perché hai detto tutto. E poi che facciamo? Andiamo avanti. E poi te lo dico. Mi stavo accassando qua. Sì. E poi te lo dico. Ok, mi piace il fatto di... Tu il porro non lo usi, quindi? Sì, sì, anche lo uso. Il porro? Due minuti, poi metto anche il porro, Ok, Leonardo. Che facciamo? Titolo del piatto. Il porcino abbraccia la razza ancolla. Ok, si vogliono bene. Speriamo che... Spero di sì. Pomodoro, invece, abbraccia il pavimento. Questo è caduto, lo mettiamo via. Che lavoro fai? Imprenditore. No. Non imprenditore, ma prendo un coltello seghettato. Sì. Per sì, i pomodori. I pomodorini che schizzano. Sì. Tu sei sposato? Da 23 anni. Ah, ok. Qui ci hai messo sempre un pezzo di gambero. Figli? Due. Sì? Sposato con Cristina da 23 anni, sono... Ciao Cri. Sono un imprenditore, lavoro su più fronti. Dal tessile al divertimento. Ti stavo per chiedere, tessile? Dal tessile al divertimento. Divertimento? Sì, ho delle sale giochi. Ah, ok. E dopo, oltre alle energie rinnovabili, perché siccome non mi piace stare fermo, mi diletto. Quindi la domanda dopo era, nel tempo libero che fai? Sì, cucino. Ah, perfetto. Cucino a pranzo, perché purtroppo per vari orari di lavoro mia moglie non può... Ma l'aglio dove lo metti? Che ho visto c'hai l'aglio lì. Sì. Hai visto?
Senti, so che sei bravo a fare il rombo con le patate. Sì, più che altro se poi hai una cucina che... antincendio? Che ha il... il trita rifiuti. Che è successo? Racconta. Messo il trita rifiuti, pulito il rombo, la pelle del rombo è stata messa nel trita rifiuti. Sì. E che è successo? È successo, si è imparentata con il... con le lame del trita rifiuti. Cioè si è impastata. Si è impastata. Perché la pelle del rombo è bella strong. È diventato un tutt'uno. E quindi hai buttato tutto. E quindi si è intasata tutta la cucina. E siccome era un sabato, sono dovuto andare a cercare i pezzi di cambio per riparare il lavello. Fatto questo, non contento, si era intasato anche il bagno di servizio. E si è allagato anche il bagno una volta riparato. E perciò non abbiamo più usato il... trita rifiuti nel lavello. Non abbiamo più comprato il rombo. Bravo. Abbiamo cambiato casa. Tante cose. Un bel filettino di merluzzo già pulito senza spine la prossima volta. E l'idraulico sta solo roba surgelata. No. Sui pesce mi ha impaurito. No. Vabbè, lui è amante delle uova al pomodoro e del lampredotto, di cui dopo parleremo un attimo, se posso. La mia ricetta è di una facilità impressionante. I funghi vanno puliti senza lavarli, a meno che non siano quelli surgelati, allora in quel caso vanno strizzati. Quindi carta assorbente inumidita in acqua tiepida, si strofinano e con il coltellino si toglie la parte terrosa del gambo. Il gambo si fa a fine fine, si fa un soffritto di sedano, carota e cipolla con l'olio. Se vi piace il piccante mettete anche il peperoncino e fate stracuocere. Quella diventerà quasi cremosa. A metà cottura aggiungete le cappelle tagliate a dadi. Saltate appena sale, pepe, profumate con il prezzemolo tritato, comprate quello giovane, fine e tritate anche i gambi, darà un bel profumo anziché quello grosso che è un po' amarognolo e basta. Aggiungete un mestolo di acqua di cottura e il lardo di colonnata, se volete dare un po' di strong lo lasciate all'inizio nel soffritto. Saltate i maltagliati con abbondante acqua di cottura perché così impregnano il sapore e il profumo dei funghi, lasciate riposare 2 minuti in padella e alla fine grattugiata del vostro formaggio stagionato preferito. Più semplice di così, il fatto è che se sono buoni i funghi viene buono il tutto, altrimenti se comprate i funghi provenienti dall'est... Mamma mia, dai! No, quelli belli che trovi, stupendi, sì. Così, provengono dall'est, però sono poco profumati. Quindi se tu devi fare un ragù, devi stracuocerli, quindi perdi quella consistenza del fungo alla griglia, in pratica, meglio un ottimo congelato, surgelato italiano. Sì, fai una domanda a Veronique. Ma no, mi emoziono. Fagliela tu. Come va laggiù? Laggiù? Alla grande. Mamma. Io vorrei sapere, guarda, questo fatto delle donne che parlano con quell'accento francese è una cosa che ci fa diventare pazzi, Simone. No? Ma Simone, posso dirti una cosa? Stavo pensando... che forse se invitiamo una single francese potremmo trovare la donna Riccardo Rossi. Ma sai che io ci ho sempre pensato a sto alla fatto. Francese. Secondo me hai capito, Riccardo l'hai conosciuta la sua ragazza francese? No? No. Sì, subito no. Subito. Stavi dicendo Fiammetta? Stavo dicendo che l'accento francese è super delizioso naturalmente, ma che mi dicono... i francesi, che même quand une femme parle en français et avec un petit accent italien, quand même elle est très séduisante. Allora andiamo noi allora. Te lo dico io, impazziscono. Piccolo accento italiano per loro come noi, da noi la francese. È perfetto per me, io ho questo piccolo accento italiano. Che è proprio, ma proprio petit. Romain anche, leggermente romain. Con quella venatura romain che è vero. Ti dirò di più, che avere l'accento francese, sì, carino, quanto ti pare, però a volte non conviene, perché io per anni al mercato, quando chiedevo prezzemolo, lo pagavo. Certo. Il giorno in cui ho capito che si diceva prezzemolo, me l'hanno regalato. Che meraviglia, il nostro cuore. Siamo in Italia. Allora prendi il taxi e non il taxi, perché mamma altrimenti mia, lì... Bello. Vabbè. Come hai conosciuto tua moglie mentre mi fai la linguina? L'ho conosciuta all'aeroporto di Bologna, mentre andavo in vacanza. Vedi?
A volte all'Italia facendo ritardi fa conoscere le persone. È stata la famosa colpo di fulmine. Ma dimmi te, ma abbiati voi, ma come si fa? Qual è il frangente? Un minuto e poco più, eh? Sì, è pronto. E ci siamo conosciuti, e ci siamo rivisti e diciamo ci siamo messi insieme col famoso, una volta si dice, si mette insieme, al concerto di Madonna. Ah, ho capito. Che era venuto a Firenze. Quando si dice il l'amore last minute, vedi? Il 7. Fatto un macello. Ma te allagare sei bravo, però. È l'amore tutto. Io sono l'eccezionale per allagare. Come allago io, non allaga nessuno. 40 secondi, eh? Tu hai fatto cuocere la mazzancolla con un sughetto di pomodoro, i funghi secchi ammollati con un ragù di gamberi. Sì. E adesso stai spadellando giustamente il tutto. Negli ultimi 30 secondi devi anche impiattare. Di qua Riccardo e Chiara. Ora vi faccio come a scuola. Vi divido dell'incontro in aeroporto. Vi divido. No, voi dovete stare attenti allo spadellamento. Qua c'è la crespella già pronta, già farcita. Da una che ha dichiarato di avere il calumet della pace in cucina facendo la sua crema pasticcera. Quindi io voglio invita e noi veniamo a mangiare la crema pasticcera. Salva vita la crema pasticcera. Bravi in tempo entrambi, bravi, 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 bravi. Molto bene. Mazza, andrei direttamente da un'altra parte con questo. Assaggiamo questa crespella. Assaggiamo con la crespella. Ma faccio anche cosa. Veronica ha fatto questo fazzoletto con i porcini e la... Mi spengi la padella che si brucia. Qual è? Hai ragione? Sì. Oui. Spenta. Sorpresa ai porcini. È buonissimo. Ti veniva. Vabbè. È buonissimo perché? Perché la sfoglia è leggerissima, quindi estremamente delicata e il ripieno è praticamente solo ripieno, quindi è una meraviglia. Buonissimo. Roteo il tavolo da Riccardo. Merci bien. Un po' di verde nei denti, fa sempre piacere. Scotta? Sei magnifique. Sei innamorato. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, ti dico. Un bristaglio. Mazza come fuma quella tagliatella. C'è la morbidezza, c'è il croccante, c'è il sapore salato che si abbina se si vuole, c'è tutto il senso della terra, del fungo, la crespella è leggerissima e la cremina dentro che si è formata è molto appetitosa. È sfoglia all'uovo, cioè l'effetto crespella d'avvolgenza, intendevo. Sì, sì. Passo velocemente di qua, altrimenti si fredda. Leonardo ha fatto una sorta di fungo saltato con gamberi, quindi funghi secchi in questo caso, pomodorino, ci ha saltato una tagliatellina al fungo. Hai usato solo funghi secchi? Solo funghi. Sì, la tagliatella è ai funghi. È ai funghi. Allora, vabbè, buonissima anche questa, perché è molto gustosa, c'è tanto condimento anche in questo caso. Mi piace ovviamente l'abbinamento con la mazzancolla, che secondo me è perfetta col fungo. Mentre nell'altro piatto era più delicato, in questo caso si sente molto il fungo secco. Cioè, dà veramente tanto sapore. Però c'erano anche tanti dentro. Tanti, sì. Grazie, Simo. Un pochino. Ecco. Metti tutto, lascia la mazzancolla, ecco. Tu assaggi, io faccio lo chef. Va bene. Com'è? Molto buona. È molto buona. Buona, il gusto
un po' forte della tagliatella, ecco. Troppo fungo alla fine. Un po' troppo fungo, però io preferisco, visto che il tema era i funghi, sentire il fungo che non sentirlo, onestamente. Ecco. Beh. Appetito, eh? Sono stato abbondante sulle dosi, come consigliato da Rossi. Bravo. Beh, è molto buono, perché la pasta è perfettamente cotta. Poi c'è quel senso, come quando uno arriva in vacanza, alla pensione, mare e pinetta. No? C'è il mare e c'è anche il fungo, che è la pinetta, la montagna alle spalle, con il pesce. E poi c'è una cosa che lui ha detto che mi è piaciuta molto, è che il fungo abbraccia la massa in colla. Sì. Perché i due ingredienti devono amarsi, devono unirsi, e qui si sono uniti. Sono sposati. Ok, allora signori, come secondo abbiamo delle scalopine al limone, un arrosto di vitello, bistecca alla fiorentina. No. Un'insalata per sciacquare, no? Sì, per sciacquare io. Votate Veronique con le celeste... Fungo, com'era? Fungo a sorpresa? Lasagnetta sorpresa, sorpresa di porcino, una roba così. Qua il fungo abbraccia la mazzancolla, o viceversa, all'aeroporto di Bologna. Ragazzi, se non erro, non lo so, sì. Bravi entrambi! Doppio play! 15 pari! Bravi! Non mi ricordo più chi dei due sceglie. Ne devo parlare col notaio. Pubblicità, torniamo subito. Amici delle padelle calde di Cuochi e Fiamme, se siete stati con noi anche prima, non vi sarete sicuramente persi due piatti a base di porcini pazzeschi. Veronique 15, Leonardo 15, due amplein. I piatti se li sono spazzolati. Però lei ha fatto meglio la crespera della prova di manualità e deve scegliere. Fra che? Abbacchio o rombo? Diciamo abbacchio. Vai, ti ha salvato la vita. Quindi, è l'abbacchio. L'ingrediente per la prova di creatività. Qua in macinato, qua in polpa già disossata, ottima carne con sapori un po' particolari, ricettatela, rendetela creativa con tutto quello che vi serve, che è come sempre dietro di voi. Sempre 30 secondi. Bella sfida, 15 pari, stupiteci, via! Allora, qua... la nostra Veronique mi esce con un cipollao, prezzemolo, timo, pecorino, una pianta di timo anche, pepe. Un albero. Qua usciamo con pane, aglio. Brachetto. Brachetto. Peperoncino, pepe, burro e latte per Veronique, melanzane e pomodoro. Stop! Stop. 10 minuti. Via. Parto da te, guarda. Che fortuna. Perché è vero, effettivamente il mio intervento a volte dà un po' fastidio, devo centellinarlo. Cosa c'è sul fuoco là che si sta scaldando? C'è una tisana. Una tisana, perché sei nervoso? Sì. Ok. Molto nervoso. Allora la facciamo bere anche a Riccardo? Sì, perché no, anche questa Riccardo... è una tisana rinfrescante, serve semplicemente per sgrassare il nostro abbacchio e cercare di renderli... No, 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 non posso vederti fare sta cosa. Dai, prendo un coltello più grande. Ce ne sono mille. L'unico, no. Ecco, l'unico era quello, quello seghettato no. Perfetto. Allora, fai dei bocconcini. Bocconcini d'abbacchio. Ok, bolle... titolo, c'è un piatto, un titolo? Il piatto? Sì. L'abbacchio si rilassa e bevo un brachetto. Effettivamente. Vabbè. Beh, io se non lo chiedevo. Allora, come si rilassa con la tisana? Con una tisanina fatta con tè verde, rosa canina, camomilla. Tè verde che rilassa? In piccole dosi. Ah,
Sì. Ok, allora stai levando il grasso, quello in eccesso, i nervetti del tabacchio, per cercare di farli più. Ogni volta che fai così penso al filo del coltello che fa wow. Non lo so, purtroppo. Va bene. 10 minuti sono 10 minuti. 10 minuti, va bene. Puoi anche buttarle, girare le padelle, fare quel che vuoi. Le stai scaldando perché lì ce li rosolerai con lo scalogno. Come lo usi? Quello voglio sapere, perché ti devo dire di metterlo. Sì. Lo scalogno lo uso per poi l'abbacchio. No, lo vedi, devo... così poi non ci stai più, invece fai così. Bene. Lo scalogno lo uso per mettere l'agnello. Allora, prossime volte, quando tornerai a cuoche fiamme, ti dico, fai prima il cipolla house, lo metti a cuocere, mentre cuoce si stufa, così risparmi quei 2-3 minuti che ti fai l'agnello. Cioè, pensatela in consecutio tempore. Veronique? Eccoci. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'agneau, puis dans la poêle. Ah no, scusa, l'agnello? Lingua, scusa. Fa l'agnello, è partita bene, eh? Io ti lasciavo andare, guarda. Spostiamo la pianta qui. Agnello più cotto in padella e poi lo metterò dentro a delle fette di melanzane fritte. Merci. Le fai qua? Yes. Metti a manetta l'olio. Manetta è un altro termine francese. Il ragù, cioè fai un ragù d'agnello? Sì. Ok. Bravo, tipo un ragù d'agnello. Quindi ti piace, vedo che tu piace, ti piace molto avvolgere, tipo prima i porcini erano avvolti sorpresa. Nella... Sorpresa. A tutta sorpresa. Ok. Allora, do anch'io la ricetta, la Steady mi chiama. Che lingua la dai? In toscano misto, in toscano trattenuto. La facciamo facilissima. Bocconcini d'abbacchio, come sta usando il nostro amico Leonardo, leggermente infarinati in un mix di farina 00 e semi di finocchio, tostati in padella e frantumati in un pestello o in un mixer, daranno molto profumo. Quelli li rosolate per 2-3 minuti in padella, li sollevate così rimangono belli croccanti e ancora semi cotti, aggiungete nel fondo di cottura un pochino di birra, un goccio di miele, una spruzzatina di limone e del timo. Fate ridurre, rimettete dentro l'agnello già infarinato, un po' se la prende di quella tostata in padella diventerà tutto cremoso. Spegnete, lasciate riposare con coperchio e servite o con un purè di patate o comunque un qualcosa di cremoso e neutro che possa prendere questo sapore piuttosto netto che ha. È una bomba atomica, viene buonissimo. Agnello, anzi, abbacchio per Chiara Masci. Io faccio delle polpettine con dentro la menta, aromatizzate alla menta, e un pezzettino di feta, nel cuore quasi. Ma l'impasto lo fai con il macinato? Con il macinato come sta usando lei, uguale. Fritte? Fritte, sì, assolutamente. Assolutamente sì. E poi le servo anche tipo kebab io. Cioè le metto tipo, io normalmente uso la piadina, ma perché essendo delle mie zone prendo la piadina, quella riccionese che è la più sottile, non quella riminese. E all'interno metto le polpettine di abbacchio, perché così anche chi non mangia l'agnello lo mangia quasi sempre. Quando ha detto invitami a cena, Riccardo ha fatto una faccia triste e arrabbiata, so già che dopo se la prende con me perché è geloso. Fiammetta. Mi è piaciuto molto ultimamente l'abbacchio che ho mangiato alla Locanda Devetak, sull'altipiano di Gorizia. Sì, a 4.000 metri. Mitico, ma meraviglioso. Fatto con l'abbacchio in una panatura di erbe di montagna e pane nero secco, di quello che si rompe col martello, accompagnato da una purè di mele rennette. Buono, mi sa. Gran piatto. Io sto frollando Riccardo Rossi. Molto bravo. Poi vi dico come lo faccio, okay. Se arrosto o no. Con l'abbacchio si possono fare dei gran piatti, dal classico con le patate o i carciofi, o anche con la mela, diceva giustamente Fiammetta, anche con la mela verde sta veramente bene, perché riprende questo gusto dolciastro e leggermente selvatico, quasi fienoso, anche se ce l'ha più l'agnello. Fienoso è bello, mi piace fienoso. Anche con il timo, perché almeno in Provenza gli abbacchi si nutrono. Qui? In Provenza gli abbacchi si nutrono. Lascia la mano. Prendi la mano. La vai. Si nutrono di timo. Certo. Quindi è un sapore che è già un po' intrinseco nella loro. Intrinseco. Ci piace l'errore? Nella... Tu basta che ci metti qualche R mentre parli, Riccardo ti dà 5. Va bene così, dice. Ok. Allora, quindi qua abbiamo fritto la melanzana in olio extravergine, fra un po' la solleveremo e la tamponeremo per far uscire l'olio in eccesso, immagino. Il ragù viene fatto con del cipollotto fresco, la carne di macinato di abbacchio, qualche pomodorino per dare un po' di sugosità e il profumo di timo è già dentro?
Sì, già messo il timo. Ok, ok. Facile, il formaggio alla fine? Allora, il formaggio alla fine con un goccino di latte per fare una cremina di accompagnamento. La fine è fra 3 minuti e 10 secondi. Aiuto, dove sta? Allora, Leo, pomodorino che ti piace cuocerlo a parte, giustissimo, va via l'acqua, si concentra, si caramella un po', bravo. Quindi ha diviso le cotture anche prima, questa è una cosa che non si vede spesso e è segno di un minimo di tecnica comunque. Il fondo di lì è di scalogno, peperoncino. Sì. L'aglio è andato soltanto dove? Con i pomodorini? L'aglio no? Non è andato. Non è andato, va bene, non è un male, fidati. Poi la tisana è fatta, abbiamo detto, con tè verde. Tè verde, rosa canina. Ma l'hai usata per bagnare questo? No, l'ho usata per bollire questa, per togliere la parte, un po' di parte grassa. Cioè hai sbollentato l'agnello qua? Sì, ho sbollentato. Ah, l'abbacchio qua. L'abbacchio lì l'ho sbollentato. Ho capito, perfetto. Pepe misto e il brachetto? Il brachetto per dare un po' di dolciastro. Ma l'ha già sfumato? Sì, l'ho già sfumato. Ah, vai, sto lasciando solo 3 minuti, hai fatto tutto. Abbiamo già sfumato, l'assistente se va bene di cottura. 2 minuti, ripeto, qua ci siamo. No, vi vedo abbastanza tranquilli. Bravo, che assaggia! Oh, bravo! Bravo! Fai un po' sedere che sono stanco. Oh. Aia! Allora, Fiammetta, cosa ci si beve con l'agnello? Beh, che non è facile. Ripeto, l'abbacchio, mi viene a dire agnello, comunque è la stessa cosa, però abbacchio piccolo, agnello grande. Ma ci si beve un vino evidentemente rosso di una certa importanza, secondo me. Soprattutto se è speziato. Sì. Ok. Quindi stiamo parlando di un... Ho detto questa cosa perché non è facile abbinare l'agnello al vino. Soprattutto perché l'agnello spesso è fatto o speziato oppure molto profumato con menta e limone. Quindi io faccio così, però sai, il vino è gusto. Se lo faccio tipo arrosticino, sì, quindi leggermente laccato, miele, miele, menta e limone, lo faccio spesso così, ci bevo anche un bianco strutturato. Se invece ha sughi, tipo ragù o umido, o comunque ha delle spezie, il cumino, fino anche così, vado più su un rosso, che poi ha anche un po' di tannino, quindi ti pulisce meglio. Anche una birra potrebbe stare. Anche, esatto. Sì, anche, molto infatti, bene potrebbe stare. Una bella birra artigianale. Sì, un po' magari sull'amarognolo, sì, che pulisce a ogni... Tra l'altro si cucina spesso l'agnello con la birra. Con la birra. Allora, ti vedo mettere il latte adesso. Ah, ma lo metti giusto appena così, perché mancano 30 secondi. E visto che siete bravi entrambi, avete entrambi 15 punti dopo la prima sfida, e entrambi volete portarvi a casa il kit di Cuochi e Fiamme, dove ci sono tutti i mestolini e i coltellini e gli stura lavandini per chi allaga a casa, vi ripeto che a questa volta sarò abbastanza precisa e intransigente. Quindi, fra 15 secondi prendo i piatti. Quindi questo è avanzato, no? Tantissimo che non bevo il brachetto, perché è un po' un vino da donna il brachetto. È un po' un vino... Raccomando che si scrive con una C, perché spesso nelle liste dei vini è scritto con due 3, C. 2, 1, stop! È attaccato tutto. Se mettevi la pellicola sotto non succede... Stop, stop! Ronic. Voilà. Voilà. 3, vuol dire 2, ecco. 1, stop. Brave però. Presentazioni schifosissime. Signori a casa, c'è un profumo in studio, mamma, che vi giuro. Sì. Mamma mia. Prego. Che bella idea. La salsina a parte, mi raccomando. Allora, ragù d'abbacchio, semplice, profumato al timo, avvolto in melanzana fritta con crema di parmigiano. Effettivamente molto semplice, però gustoso, perché se si mangia tutto insieme, quindi la melanzana fritta, un po' unta la melanzana. Non ha avuto tempo di asciugarla. Comunque è carina l'idea della cupola, molto siciliana questa cupola di melanzane, che mangiata in abbinamento con anche la crema di parmigiano, che è molto saporita, dà un ottimo gusto nel complesso, quindi un ottimo piatto. Che te
te lo dico a fondo. Tu hai studiato il comportamento di Riccardo Rossi nelle punte dei Cuochi in Fiamme prima di fare il mio... Senti, perché? È sublime. Non ha mai detto merci. Sublime merci, di solito è un termine che utilizza Fiammetta. Riccardo dice più... Non lo so, tipo... Da paura. Fa sbragare. Da paura. E oggi invece... Ti ho chiesto se eri sposata? Se sei sposata? Mi hai risposto di sì, vero? Ok. In omaggio a un'abitudine francese che qui non c'entra, assaggio prima la salsa da sola. È vero. Si fa, ma qui giustamente la funzione è un'altra. Beh, è presentato molto bene, un piatto molto economico, no? Anche molto casalingo, ed è una maniera, devo dire, veramente insolita di presentare l'abbacchio, perché così non l'ho mai mangiato. Cambiamo? Guarda, sto qui in mezzo a voi, come diceva Panariello. Leonardo, bocconcini d'abbacchio. Allora, il titolo era l'abbacchio si rilassa e beve il brachetto, perché ha utilizzato uno sbollentamento, una sbianchitura, diciamo, della carne quasi, che se non si usa tanto farla, in una tisana, per poi finirla in una sorta di umido bagnando con brachetto. È cucinato benissimo, è perfetto, anche il pomodorino è leggermente caramellato. Ti dico che sinceramente non capisco il valore aggiunto del tè, però, perché ovviamente non si avverte, però tutto il resto è perfetto, buonissimo, anche questo caso. Si sente però, Il tè? Sì. Profumo, sì? Si sente, sì. Io lo sento, però no, la tisana in generale, il mix, un po' floreale, torna. Effettivamente devo scusare Chiara, perché oggi lei ti fa finta di niente, però non è stata benissimo, un po' raffreddata, un po' 40 di febbre. Febbricitante. Senti? Sì, io lo sento effettivamente. È molto buono. È molto buono. Ma la devi finire tutta. Mi dice con tristezza. No, perché oggi Riccardo ha un po' il cuore spostato il tralpe, secondo me, per la R mossa, ma non influirà sul punteggio, No. D'altronde. Di qualcosa in pratese. No, si può parlare in pratese, perché se no sono troppo toscano. La volete bianco o rosso? Ve lo porto il vino? No, guarda qua. Posso? Ormai tanto qui è autogestione, ci mancherebbe. Vai, la fiammetta, perché è l'ultima in degustation. Beh. È un piatto eccellente. Secondo me il valore aggiunto è dato proprio dall'avere sbollentato questo. Potrebbe addirittura far venire l'idea che si potrebbe fare uno shabu shabu con l'abbacchio, con la forchettina, nella tisana, mettendolo però, e mangiandolo. Sai cos'è? Shabu shabu, sapere passare le fettine in un liquido caldo per cuocere. In più. Sai cos'è che si viene fuori molto bene alla fine? E mi piace molto, l'ho assaggiato. Il pepe misto che hai usato. Assolutamente. Infatti, quello si sente tantissimo. Il pepe misto dà un grande rilievo e c'è la freschezza dolce del pomodoro, che va molto bene tra un boccone e l'altro, un boccone di pane. Signori, celeste per Veronique, da 1 a 5, la cupolona d'abbacchio, melanzane e crema al parmigiano. Per... Brachetto? Ti prendo questa per... Buona tu il brachetto. Aspetta, prima vuota, sennò poi dopo... Metto solo quella che ricorda lo spezzatino di abbacchio profumato alla tisana con pomodorini e brachetto. Ragazzi, allora, che vi dico oggi? Non vi dico niente, vengo a cena da voi. Ancora 15 pari. Forse la prima volta, due unplay di fila. Risceglierei, datemi la mano. Dai, tanto ormai è così, oggi va così. Però il kit è uno solo, eh? Insalata russa o meringa? Insalata. Prova, aspetta. Ho detto insalata o meringue, però è una prova di presentazione. Yes. Insalata russa. Insalata russa, questo è il piatto per la prova di presentazione.
In questa prova vi ricordo che i criteri di valutazione sono colore, struttura, precisione, colore del piatto e scelta del piatto, idea. Siete 30 pari, cioè avete battuto tutti i record di Cuochi e Fiamme. Stupiteci anche qua, non lo assaggeranno. Pensate alla forma. 7 minuti, tutto davanti a voi, via. Partiamo dal punto di vista mio, che non sono un amante dell'insalata russa. Siamo in due. Ho un grande amico, chef famosissimo, che l'ha trasformata in un antipasto in sfoglia di zucchero da mangiare come un cookies quasi. Una roba che Riccardo... Ah, guardalo, prima ha inguacchiato tutta la cucina, adesso mi stai attento. Che fai? Titolo del piatto. L'insalata russa e la vena nera di rabbia, perché uso un riso venere come sottofondo. L'insalata russa e la Venere è nera di rabbia. Sì, bellissimo. Ecco, ah. Ok, fantastico. Già, potrebbe essere un criterio di valutazione anche quello. D'altra parte, non perché sono così campanilista, però da fra Prato, Firenze e dintorni sono usciti tutti i migliori comici italiani, tanti dei migliori comici italiani. Tu ce l'hai dentro. Allora, la Venere perché è il riso Venere, già sbollentato, fa da base per un tortino, immagino. Sì, un tortino. Dove sotto mettiamo riso venere, sopra mettiamo l'insalata russa. E sopra? Sopra niente. Ah. Lasciato bianco. Ok. Una venere russa. Qua c'è qualcosa di francese? Un fiore russo. Beh, francese, l'insalata russa c'ha tanti di quelli nomi. Perché in Italia l'ha chiamata insalata russa. In Francia la chiamano macédoine de légumes. In Russia la chiamano insalata francese. Se la passano perché è un po' di riciclo, no? È un po' confusa sta cosa. Ma ci in queste quenelle? Yes. Ci metti anche un goccino di vodka russa? E ballo pure di russo buono. E ballo pure il casaccioc. Che ci metti poi? Questo è il piatto di portata? Sì. Fai le pulizie di primavera, sì, poi, sì, eh? Sì, sì. C'è il fiore primaverile. In Russia che c'è di buono? Beh, la vodka, le ragazze, il caviale, basta. Come di buono, le ragazze russe sono un po' cattive, comunque. Dipende se ci metti la U o no. Comunque, andiamo avanti. Allora, vabbè, ma sono cattive. È vero, sono cattive. Tu disdegni, immagino. Non disdegno manco me. Ecco, allora. L'insalata russa. Sì. Un piatto un po' retro. Che forse non si usa più tanto, ma chi la mangia? Però ti piace, non si va... no? A me piace moltissimo quando è fatta in casa. Però ti voglio dire una cosa. Questa non è pubblicità perché è un negozio storico che tutto il mondo conosce, vengono apposta per vederlo, PEC a Milano, casa storica. Tenuto dai fratelli Stoppani che ne sono i proprietari. Allora, sono andata a salutare dopo Natale, e faceva i conti e mi ha detto: sai quanta insalata russa abbiamo venduto tra il 15 e il 25 dicembre? Quindi in 10 giorni? Prova a dire. Non lo so, a chili? Beh, no, no. Cioè, sì, sì, dillo, cioè, non a litri. Quanti, cioè? 40 chili. Una tonnellata e 200 chili. Riempie questa cosa qui, sì, una tonnellata di insalata russa. Ho trovato Simone Ruggiani annegato nell'insalata russa. Stavo pensando... Vabbè. Andiamo avanti. Ah, ho capito. Tu ricordi con la Russia? Ma guarda... Di la verità. Beh, io un viaggio che vorrei fare sarebbe quello di andare ovviamente a San Pietroburgo per vedere l'Ermitage, per vedere la più grande collezione di uova di Fabergé. E farci la frittata. E poi mangiare uno sciottino così... Insomma, la russa è barboscioia. Con la tua amica Katiuscia? Anche con l'amica Katiuscia. Ho trovato il modo per azzittire Riccardo Rossi. Non è vero, adesso. No, me la sono inventata. Non so cosa dirti sull'insalata russa, perché parlavamo l'altro giorno proprio di questa cosa, lei mi raccontava di PEC e mi ha sconvolto, perché io effettivamente non la vedo mai l'insalata russa. Cioè, non è una cosa, è una cosa effettivamente in disuso. Cioè, si vede nelle gastronomie, normalmente, o con quelle gelatine, tipo vicino, che non tirano. Perché spesso viene fatta con le scatolette sgocciolate, sciacquate, buttate con invece vasetti di maionese. Invece, a quanto pare, va ancora molto di moda. Evidentemente, tra il 15 dicembre e Natale... Il periodo natalizio. Inviti, cose... Di panettone quanto ha venduto, perché invece... Io spero questa è della finanza, che fai i conti.
Ora ho capito perché il mio amico famoso chef, che è a 10 metri da PEC, fa l'insalata russa antipasto. Ma non stava qua a chi l'ha comprato 2 tonnellate anche lui. Allora, ammazza! È venuta un po' morbida. Però. Un po' morbida? Sì, doveva venire. Tanto è all'occhio, eh. Comprare il piatto. Mettiamo così. Prendiamo. Sei ancora qui? Sì. Con la Venere... Ah, no, hai fatto le salsine. Avete 40 secondi circa. Però, porca miseria. Vi do i criteri, però... Ce n'è uno che non me lo beccate. No, ora non ci sta a pensare troppo, ma è fatto. Però... lo so, ma mi si è spampanato. Con tutti i suppellettili in ceramica, vetro, plastica... eccetera eccetera che abbiamo a disposizione, mi siete andati sul blanche quando l'insalata russa è blanche. 5 4 3 2 1. Sembra giochi senza frontiere. Esatto. Basta. Dopo il 30 a 30 è difficile con l'insalata russa, è difficile. La pesiamo per vedere se anche noi ne abbiamo fatto qualche tonnellata e torniamo subito per vedere chi si porta a casa il kit. 5 minuti. Amanti della cucina e delle sfide, tra due anche bravi oggi, 30 pari su due prove, quindi vuol dire che vi siete presi due en plein consecutivi. Véronique sfida Leonardo, lei da Montpellier, lui da Prato. Allora, Véronique ha fatto questo vaso floreale che è un incrocio fra un cactus e un garofano. Che l'idea sarebbe stata carina, perché il fiore con l'insalata russa e con le quenelle di insalata russa sarebbe stata un'idea molto carina. Qui è sbagliata secondo me la scelta del piatto, intanto che è un piatto da pizza, quindi non è indicato secondo me per una presentazione. Bella l'idea, ma riuscita forse. Véronique, effettivamente vedi proprio la morte. Per fortuna che a me non me ne frega niente dei piatti presentati bene, e quindi c'ha questi innalzamenti di tono che vi giuro io sono qui, mi rilasso un attimo, pam! Però su quel piatto rosso bordeaux, vabbè, spariva. A parte il tipo del piatto, che come diceva giustamente lei è da pizza, è proprio il colore, perché se almeno questa maionese fosse stata, supponiamo, gialla, magari il bianco ci poteva andare, invece è proprio bianco su bianco. E non c'è nessun appetizing, temo, in questo piatto, benché l'idea sia carina. Insomma, il mio pub good class. Zan. Leonardo da Prato ha fatto un piatto dal titolo L'insalata russa e la Venere è nera, con due salsine a fianco, una base di curry, credo. Curry e una di paprika. Qui effettivamente ti aiuta Riso Venere, perché crea quel contrasto necessario, dove ti dirò il piatto bianco non mi dispiace. Le salsine mi piacciono perché riprendono un po' i colori anche dell'insalata russa, quindi non è malaccio come piatto. Allora, questo effettivamente è più elegante, cioè è più, come si può dire, formale, no? E poi c'è questo yin yang. No, ci sta invece quello che hai detto. Sto yin yang delle due salse, non so che procedura hanno subito queste medesime salse. Cos'è la base? Yogurt? Sì, yogurt. Yogurt al caffè e latte, sembra un cappuccino. E quindi questo è più carino, è più elegante, è più formale. Sul piatto, fiammetta. Diciamo che siccome l'aspirazione qui è di design, il piatto, come ha giustamente detto Riccardo Rossi, doveva essere un piatto diverso, magari anche di laccato rosso, non lo so. Comunque, e poi devo dire che l'insalata russa è un po' spantegata. Spantegata è un nuovo termine. Tende a sedersi, che è una sua tendenza dell'insalata russa, ma che in una cosa di design così
andava contenuta. Pensa quanto è spantecata una tonnellata e due quintali, no? E quindi, bene, ma insomma. Ecco. Bene, ma non benissimo. Votate con il celeste. Piatto di Veronique. Fiorellino, che riprende un po' anche uno dei tre lavori, 3.000 lavori che fa Leonardo, che c'è un po' una eolica, elettricità rinnovabili, sì. Una pala. La pala invece qua contiene delle salsine che si abbinano al tortino di riso Venere e insalata russa di Leonardo. Il punteggio finora era di 30 pari, erano stati fantastici, perfetti, brillanti. Ma qua adesso c'è la differenza, per 12 a 9 il kit di Cuochi e Fiamme va a Prato. 42 a 39. C'est la vie. Io non la mangio l'insalata russa, aspetto domani perché siamo ancora qua e mi fanno altri 4 piatti, in 2 concorrenti diventano 8, che volete di più? Cuochi e Fiamme. Bentornati a Cuochi e Fiamme, golosoni. Riccardo applaude così guardando nel vuoto perché sta ancora pensando ai piatti che gli ho tolto, degli spaghetti alle vongole che avete elaborato. Ha vinto Matteo la prima sfida per 14-8 su Chiara, quindi sceglie lui. Pollo allora, arrosto. No. Ah. Spinaci o tartufo? Spinaci. Bene. Facciamo risparmiare la 7D. Spinaci. Bravi. Sono gli spinaci l'ingrediente base per la prova di creatività. Spinaci già lavati e asciugati e sfogliati, voi dovete renderli creativi e personalizzati anche. Tutto dietro di voi, 30 secondi, via! Allora, Chiaretta, esce con pinoli pangrattato, spinaci bolliti, ovetto. Ah, vedo dei brava, dei totanetti puliti, attenta alla porta, pomodorini. Di qua Matteo invece esce con più sostanza, ovvero pancetta, prosciutto cotto, cos'è, affumicato? Stop! Mozzarella, bene, anche qui ingredienti tranquilli, comuni e mediterranei, caro il mio ingegnere al centro. 10 minuti, via! Allora, se non erro 4 punticini di differenza, 12 a 8, 14 a 8 anzi, 6 punticini, come li recuperiamo? E ora? Qualche ricetta? Qualche ricetta. Che fai? Frullo di spinaci. Mi serve sapere la ricetta, sì, sì, così sì, t'aiuto sì. Io. Sì, sì. Ok. Vai, con un po' d'olio, che ci fai? No, devo fare l'impasto per metterli dentro. Ok, e poi vanno cotti quelli, no? Certo. Allora mettiamo una padellina? Sì, il tempo che li frullo questi. Come vuoi. Prendiamo tempo così, poi dopo piangiamo. No. Prendiamo tempo così, poi dopo si piange. No. In maniera... In maniera velata, Riccardo Rossi ti ha detto velata. Che... Dopo un po' abbiamo capito quali sono i trucchetti che ti fanno risparmiare 30 secondi di qua, 30 secondi di là. E alla fine c'è quel minuto che ti dà modo di non impiattare come prima. Ok. Prepararsi la linea come più che altro perché mi spavento che se si brucia il... No, si brucia l'olio. Va perché bene, devo riempire il... Non la metto. Allora, come la fai sta faccia? Allora, con... Metti l'ansia a me. Appunto, no. Allora, uovo. Uovo, spinaci. Sì. Ah, pensavo li frullassi insieme. No. Pangrattato. Formaggio. Formaggio. E pinoli. E poi fai pomodorino e aglietto poi in padella. Poi li riempio. Sì. E in padella col pomodoro. Cos'è, grana o pecorino?
grana. Ok, quindi mettiamo anche un pochino di sale e pepe. Certo. Ok. Semplici, lisci, semplice, puliti. Sì, sì, perfetto. Sì, sì, sì. Tu cucini a casa? Io abito a Enna sola. Abiti? A Enna. Studio a Enna. Da sola. Ah, ok. Da sola. Da sola. E quindi perché sei single? No. Ah. Perché studio. Ah, ok. E chi c'è che ti aspetta lontano? Lontani, fidanzato. Che si chiama? Alessio. Ciao Ale. Quanto tempo? 2 anni. No. È qualcosa. Non... Quindi perché non cucina? Perché abita da sola? Si fa delle cose più semplici, magari. Certo. Fa. Però quando vi vedete gli fai qualche piattino. Certo. Io mi sbrigherei a farcirli. Sì, sì, sì. Fatto, fatto. Matte, dimmi. Che ci fai? Faccio un rotolino di pancetta, ripieno di spinaci, prosciutto e mozzarella. Mm. Ma io ho saputo che lui, nelle pause durante questo lavoro ferroviario di controllo del binario, d'estate si esibisce con un uovo alla rotaia. Certo. Quando è molto caldo il binario, aspetta il freccia rossa, come passa, quello è arroventato, mette l'uovo là sopra, sale e pepe buonissimo. Buono, anche igienico. Beh, sì. Igienico. Con molto ferro dentro, capisci? Molto... L'unico problema è che qui la tiro la frecciatina, non la freccia rossa. Sì. Se lo mangia sempre dopo l'una perché sono un po' in ritardo. A volte. Ultimamente vai. Un po' meglio, eh? A volte. Un po' meglio. Io vivo sui treni praticamente. Allora adesso mi spieghi una cosa. Noi italiani, perché quando nevica impazzisce completamente tutto quando penso, io ingenuamente penso, sull'asfalto certo le macchie hanno problemi, ma sulle rotaie? Ci sono le scaldiglie che si rompono. Ecco sì, anche quello. Ti ho risposto. Anche quello. Hai capito? Però. Ovvero traduci. Sono quelli che scaldano gli scambi. Sono quelli che scaldano gli scambi. Ah, ok, ho capito. Cosa stai cercando di fare, Matteo? Di chiudere il rotolo, ma mi sa che il rotolo questa volta non facciamo con uno stecchino? Non so cosa vuol fare, dove lo cuoci? In padella? Lo cuocio in padella. Sposta i pinoli. Aiutati con le spatoline tenendogli la forma, tanto la pancetta dopo un po'. Ti sei voluto un po' complicare la vita, secondo me. Anche secondo me. Allora, spinaci. Sì. Non quelli per forza surgelati e bolliti a cubi che usa lui, eh. No, no. Anche quelli freschi. Anche la busta magari del supermercato, va bene, dai. Allora, quelli freschi, sì. Io li salto in padella un po' in agrodolce con l'uvetta e le mandorle e li uso come ripieno. Agrodolce cosa intendi? Cipolla, aceto? Allora io metto l'aceto, sfumo con un po' di aceto e li uso come ripieno per un triangolone, diciamo, di pasta fillo. Quindi faccio dei una sorta di samosas con gli spinaci. Sai cos'è la samosa? Sì, 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 sì. Riccardo. Però fatta al forno, sì. Dunque, io li faccio, guarda, sono ghiotto di spinaci. Al ristorante li chiedo sempre ripassati in padella. Io sempre. Li faccio. Tu hai detto io li faccio, faccio poi punti. Due punti in capo. Al ristorante ripassati in padella. A casa prendo sempre la mia vaporiera, li schiaffo dentro. Però deve essere attenzione un attimo, perché il vapore è violento, è a 100 gradi. Quelli come si ammalviscono così. Hai capito? Io li prendo, li metto in un piatto, poi ne faccio altri, poi ne faccio altri, poi ne faccio altri. Quando è tutta la busta fatta, un filo d'olio, noce moscata, parmesan e ti saluto. Ah, poi fa vapore e poi li ammazza. Sì, esatto. Okay. Buoni. Vengo di là. Sì. Ma è perché è dangerous. Sì, ecco. Senti, secondo me lo spinacio è sublime quando è fresco, col suo ciuffetto, raro ormai da trovare. Poi gli devi parlare lungamente agli spinaci mentre li lavi, perché ci vogliono almeno 3 acque per fargli perdere tutta la terra. Devi parlare? Sì, comunichi con gli spinaci, no, con le mani. No, perché no, ma io ho capito. Ma occhio, perché lui lo fa poi. Sì. Sì. Te vuole, va, sbrigati con tutta sta terra. Però, insomma, devi comunicare con questa meravigliosa verdura che ha un sapore, quando è fresco, completamente diverso anche da quello surgelato. Ciò detto, proprio per questo motivo, mi piace fatto in una salsa praticamente a crudo. Quindi prendi gli spinaci, quelli lì freschi, e a crudo li tagliuzzi. Poi metti insieme invece dei pinoli come scottati e magari anche qualche gheriglio di noce un po' spezzettato, scottato, pecorino. Mescoli, metti nel fondo della zuppiera, intanto avrai fatto cuocere la tua pasta
e condisci a crudo. Ah, con la pasta, ok, ok. Yes, come ti pare? Buona, perché poi quando dici tu sono bellini ferrosi, terrosi e ferrosi. Vabbè, un io posso dire una cosa, lo dirò magari in Instagram, il trucchetto invece di poterli fare al vapore direttamente, se parti da padella fredda, sì, con un filo d'olio, vengono un pochino più brillanti. Di colore anche. Sì, rimangono più verdi, più brillantini. Come siete messi? Se usi il coperchio li cuoci bene, eh? Sì. Allora, padella antiaderente fredda, un filo d'olio, una noce di burro insieme. Mettete gli spinacini novelli, quelli che trovate, come diceva Riccardo, in busta, già lavati, però che hanno la fogliolina stondata, un po' a cuoricino. Li fate cuocere praticamente un minuto. Appena la padella arriva a calore e gli spinaci perdono di turgidità, vanno bene così. Sale e pepe li togliete, li mettete in una zuppiera, aggiungete feta sbriciolata con le mani, pinoli, uvetta ammollata nell'acqua e meglio anche un goccino di marsala, diventano profumatissimi. Così vanno benissimo per accompagnare qualsiasi carne bianca che risulta un po' asciuttina e poco sapida, perché poi c'è l'acidità della feta che riequilibra la dolcezza stessa dello spinacio. È un contornino veloce, che poi se vi avanza... Cioè mettete il pane ammollato, l'ovetto, fate le polpettine e le friggete, la feta cambia consistenza, lo spinacino butta fuori il suo profumo e ci avete anche l'antipasto della sera. Avete 10 secondi! Lui è pronto. Quindi vengo qua. In anticipo è arrivato sul binario numero uno lo spinacio. Ogni tanto in anticipo arrivano. Vabbè, basta polemica, dai. Stop! Un secondo. No. Dai. No. Dai. Perché io ci ho provato ad aiutarti. E lo so. Cosa fai? Niente. Senti il pianto? Per favore. Ah, lo vedi, prima dicevamo no, perché? Perché sennò mi spaventavo che si bruciasse. No, ti devi spaventare, ti devi spaventare almeno di Riccardo. No. Ma non ti brucia, perché te l'avrei abbassato io dopo un attimo. Hai ragione. È di Enna. Di Siracusa. Siracusa, viva Enna. Fuori, cosa, lo dentro. Scriveremo un libro. Hai letto l'articolo? C'era l'articolo. Vai. Chiara Masci assaggia Chiara da Siracusa, Enna, totano ripieno di spinacini ripassati con pinolini e pomodorino. È cotto. È cotto nella sua delicatezza e anche molto buono, perché il ripieno, lo spinaccio, rimane elemento protagonista del piatto. Sei stata brava a tagliarli comunque a fettine così, dove ovviamente la seppia non viene... non viene coperta, diciamo, dallo spinaccio, ma le proporzioni sono giuste. Soprattutto è molto buono questo ripieno, delicatissimo, semplice, e anche il pomodorino accanto. Visto che ha messo la testina, ve lo taglio in due questo, ok? Sì, bravo. Posso? Sì, devi. Semplice, no? Non è molto legato il pomodorino. È cotto poco. Lo spinace, sì. Non si sente tanto. È un po', un po' lento, un po' moscino, un po' di sapore. Sì. Beh, forse non voleva coprire il sapore del pesce, no, Chiara? Certo. La buona siracusana, viva a mare. Devo dirti che il sapore del pesce è molto tosto, cioè è piuttosto robusto. A parte l'idea che è molto carina, una specie di cannellone, no? Si può fare con il pesce. È molto tosto, si sente molto. Lo spinacio scompare e il pomodoro praticamente non c'è. Sai che forse se avesse fatto una salsa con anche un po' di concentrato, che ha anche una dolcezza, e l'avesse messo a parte. Sopra, a parte o sopra per toccarlo insieme, sarebbe stato meglio. È un po' squilibrato. Gli elementi sono sparsi e non si sono amalgamati. Piatto di Matteo, totalmente differente a livello di sapori, quindi ha usato la pancetta stesa per arrotolare della mozzarella, del prosciutto cotto, degli spinaci ripassati al burro e anche lui pinoli.
Allora, lo spinacio per assurdo è insipido, però ovviamente all'interno di questo involtino non esiste il problema dell'essere insipido o meno, perché ovviamente ci sono tanti altri ingredienti che danno sapore e danno soprattutto sapidità. È molto buono anche questo, sono piatti completamente diversi, se di là c'era la delicatezza, qui ovviamente è un piatto più forte, più strong, sicuramente piacerebbe anche ai bambini un piatto del genere, però è fatto bene ed è buono. Dalla e lo spinacio non studiata. Scompare. Allora, io noto che il nostro amico Ferroviara ha messo altri spinaci qui, che appunto sembrano quasi dire mangiatemi insieme a tutto il resto, capito? Infatti io l'ho sentito di più, certo la pancetta è forte, però lo spinacio cotto così ci sta molto bene invece, perché sento anche la dolcezza dello spinacio. Cioè tu dici l'ha lasciato anche al naturale, non ha sì. preso il sapore dei salumi e quindi esatto, sento e quindi va mischiato modi. Così secondo me. Questo è uno dei modi, dei pochi modi in cui dalle parti tue mangerebbero la verdura, perché notoriamente non sono dei grandi appassionati di verdura, qui invece è solo un elemento che va ad addolcire un po' il discorso della pancetta, che sennò è molto forte, però è temperato anche dalla mozzarella, vero? Sì. Dalla mozzarella. Sono molto ghiotti come piatto, certamente... sono una paccata di calorie, di sapore, di grassi notevolissima, alla faccia della verdura leggera. Sì, diciamo è un po' la scusa per dare anche una pulita al frigo, potrebbe essere il senso buono della sì, cosa. Sì, certo. Cioè, avanza hai fatto un'antipasta all'italiana e ci fai un rollè con gli spinacini. Sì, l'hai belli caricati. Allora, state votando il piatto di Chiara, i totanetti ripieni. Per poi andare al rotolino di Matteo, con gli spinaci, la mozzarella, il prosciutto, la pancetta e i pinoli. Il tema era spinaci, ovviamente. Vicini, 12 a 10 per Matteo. 26, 18. Allora, si parla di dolci. Sì. Panna cotta. O dessert al caffè? È una prova di presentazione, non lo mangeranno, pensa a quale ti viene più bella. Dessert al caffè. Sì? Così ci diamo una svegliata a tutti. È il dessert al caffè, il piatto base della prova di presentazione. Il caffè è il protagonista. Avete tutto quello che ci può andare intorno, quindi il cioccolato, la polvere di caffè, i chicchi di caffè pralinati, varie creme, mieli, eccetera. Addirittura anche... il formaggio. Avete 7 minuti e non ci interessa il sapore, bensì la struttura, il colore, la precisione, vero? Sì. 7 minuti, via! Come recuperiamo questi punti, Chiara? Vediamo, non lo so. Proprio siciliana, sì, non parlo. Sì, non parlo. Ermetica. Dai, allora, lavoriamo il mascarpone? Un formaggio spalmabile. Ok. Con la polvere di caffè. Sì, è un pochino di caffè perché è diventata molto. Ok. E poi come lo. Lo spalmiamo su una pasta frolla. Sì. Dopodiché. Se lo metti un po' più veloce ti si sì. sta. Vai. Adesso puoi rallentare. Vai. Ok. Lo spalmiamo su una pasta frolla, dopodiché tagliamo il parmigiano. Sì. Ok, vabbè. Grazie. Pasta frolla già cotta. Pasta frolla già cotta, sì. Serve. Lo alterni, fa una sorta di lasagnetta? No. Sì, una sorta di lasagnetta dovrebbe arrivarci. Lei è una di quelle che subisce la mia presenza. Sì. Mettendo il piatto non sul tagliere, ma vicino al tagliere così ci lavori meglio, cosa fai? Certo. Hai già fatto un caramello. Sì. Bravo, così non si sporca, per quello dicevo, capito?
cosa fai di dessert al caffè? Io pan di Spagna. Un tortino con il pan di Spagna. Dal nome? Re Caffè. Re Caffè? Sì. Ok. Con della crema pasticcera e poi lo decoro con delle fiamme di caramello. E crema pasticcera al caffè? Come, scusa? Al caffè. Al caffè, sì. Ok. Vi lascio tranquilli perché questa è la prova dove siete più concentrati a livello di creatività, diciamo così. Che vi chiedo a voi? Vuoi un caffè? Grazie. Allora, dessert al caffè. Non la ricetta, ma l'idea. Allora, io personalmente il caffè lo uso più per variegare dei dolci tradizionali, per cui non so, faccio la panna cotta, il tiramisù al caffè, quindi dolci già tradizionali che, insomma, al gusto del caffè. Altrimenti, come dessert al caffè, che faccio sempre, che non è un vero e proprio caffè, faccio una crema fredda di caffè, quindi tipo quella che si beve adesso, che va molto di moda d'estate. Quindi semplicemente con la panna montata in aggiunta al caffè solubile allo zucchero, e poi li monto come aveva fatto prima lei, quindi semplicemente in una planetaria, e li metto in freezer, e ogni 20 minuti, magari se non hai la gelatiera, lo vai a rigirare, quindi ti viene una sorta di crema morbida al caffè, che è anche rinfrescante, cioè, buona al posto del caffè d'estate. Coppa del nonno, stupenda, al è bar, tipo quella. Vai, cioè, la compri, così. La mangi, sei felice. È così. Sai che se... Ma non gli fate l'applauso anche! Sì, sono stipendiati, ce l'hai al libro paga, ce l'hai. Adesso me ne compro il pacchetto da 6, le metto nel freezer di casa e lo offro come dessert, lo tiro così in faccia. E tiri tutto. Esatto. Pensa, Fiammetta. Sì? Fiammetta. Ah, Pensa, Fiammetta, a un bel bicchiere alto così, con sul fondo un pochino di whisky, magari dealcolizzato, sopra una bella crema anche, che ne so, al cioccolato e caffè a strato così, che ne... e poi sopra una sorta di panna montata tipo un Irish coffee fatto a dolce. Penso che pensavo proprio una cosa del genere. Comunque, io ce li ho al libro paga, tu li frusti. Però si può anche, senti questo, per esempio, uno zabaione caldo servito con un cucchiaio di gelato al caffè fatto con un espresso strong, fortissimo, strong, amaro, senza zucchero. Oppure un babà bagnato di un super caffè con rum, magari anche flambato, o al whisky, come dicevi tu, con un po' di panna accanto. Oppure una Mazza. Granita di caffè con panna, panna sopra, sì. E panna sotto. E la brioche col tucco. Col tucco. Sì. Lei dovrebbe alla conoscerla bene, Chiara. Quanto è buona la granita di caffè. La granita di caffè. Infatti mi aspettavo, quando ha detto lui di essere al caffè, mi aspettavo che ti venisse più... Finito? Avete 2 minuti? Ancora? Sicura? Finito? È semplice. Hai visto che robetta? Attenzione. Porca ragazzi. Stavo per sbilanciarmi, ma non posso farlo. Non posso farlo per qualche minuto, ma dopo sì, prima pubblicità. Siamo al dolce, dolce al caffè, 26 Matteo, 18 Chiara, questa è la situazione, prima di giudicare l'ultima prova già elaborata, tema dessert al caffè, piatto di Chiara che ha fatto delle mattonelle, chiamiamole così, delle sfogliette di pasta frolla spalmate con una mousse di mascarpone e caffè, con sopra il grana e il miele con la polvere di cacao. Di caffè. Ah, caffè. Di caffè. Okay. Anche sopra il caffè? Sì, sì. Polvere di caffè. Ok. Allora, sono sincera. Volevo dire che era uno di quei casi in cui probabilmente il gusto è migliore rispetto all'estetica. Però in realtà ho dei dubbi anche sul gusto, essendoci il parmigiano con la crema al caffè
e la frolla, che è una frolla probabilmente dolce. Però comunque l'idea del crostino può essere carina da presentare, devo dire che non è molto riuscito, anche sì, perché questo piatto, tra l'altro, che non lo usa quasi mai nessuno, è anche un bellissimo piatto, quindi dava comunque un'idea diversa, però così sembrano proprio dei crostini che non si capisce se siano dolci o salati. Allora io colgo l'occasione per agganciarmi a una cosa che ha detto Chiara e rispondere a una mail che mi è arrivata su Facebook, che ci chiedono: ma siete malati di mente? Sì, ho risposto. Sì, va bene. Ma la neige, che cos'è? Cos'è la neige? È la neve in francese. Ok, e Riccardo Rossi ha coniato, anzi ha riutilizzato questo termine per sottolineare tutte le eventuali spolverate di farinacei o, esatto, polveracei sul piatto. E Fiammetta mi diceva che l'altra sera proprio Gualtiero gli diceva: odio la neige. Quindi insomma è un termine che ormai è stato adottato. So che è diventato un termine consueto in... Allora, Simone, qua c'è un errore madornale. La neige. Cioè, al di là della neige, che è l'ultimo, ma scusami, visto che c'era la galletta quadratina già pronta, almeno fammi questa formetta di parmigiano quadrata come la galletta sotto, ecco. E poi non sono messe ordinate nel piatto. Insomma, non c'è proprio una costruzione. Lei, io cerco spesso di dire questa cosa della, perché tutti comunque pensano magari di tanto lo devo mangiare, qua valutano proprio la pulizia. Perché ti dirò, dal punto di vista gustativo, a parte che uno così ovviamente non capisce bene di che cosa si tratti, comunque dal punto di vista gustativo, l'idea del formaggio con il miele, benissimo, normale, e con sopra una spolverata di caffè che è amaro, può anche starci, però effettivamente è completamente disordinato l'insieme, perché o era tutto disordinato, qui c'era un triangolo, qui c'era un quadrato, qui c'era un cerchio rotondo, cioè voglio dire, ma così non si capisce oggettivamente lo sforzo della presentazione. Allora, passiamo a Matteo, che ha fatto con la meringa una stratificazione di pan di Spagna al caffè, meringa, e poi l'ha elaborata col caramello. Forse uno dei piatti più belli. È quello che volevo dire prima, sbilanciandomi. Sì, in assoluto. È bellissimo, tra l'altro finito anche in anticipo. È stato curato, quindi bastano anche pochi minuti per curare effettivamente un piatto. Sei stato bravissimo a fare questo caramello immediatamente, in modo che sia diventato subito duro da usare così. E sono effettivamente delle fiamme stupende che reggono... Cuochi e... fiamme! Bravo. Guarda, la penso come Chiara Maci, uno dei piatti più belli che abbiamo visto in tanti millenni di Cuochi e Fiamme, e ti dico che queste fiamme che vede Chiara Maci per me invece sono una cancellata di un passaggio a livello non custodito. Naturalmente mi unisco all'ammirazione, al coro per questo, che è molto delizioso. L'unica cosa che posso dire è che il caffè non è che sia poi così tanto presente in questa cosa, cioè non è che se io lo vedo però così... Aspetta, la crema è il caffè, questo è il caffè pralinato, sì, il pan di Spagna è baguette, sì, però, è bianco, per cui voglio dire, se io lo vedo così mi dicono questo è un dolce al caffè. Non è una cosa così immediata. Questi qui lo so che dentro hanno il caffè, ma potrebbero essere invece dei cioccolatini. Quindi, secondo me, la presenza non è così palese. Ok. Espressamente votate. Piatto di Chiara. Bruschettine di frolla con grana al miele e mousse al mascarpone e caffè. Per poi passare a Matteo, che ha fatto il re caffè. Davvero, davvero un bel piatto, qui lo posso dire. 14 a 6 per Matteo, 40 a 24, è stato veramente tosto, devo ammetterlo, è stato veramente bravo. Ti do un bacio, salutami la Sicilia, ti porti a casa sul binario 3 un kit di Cuochi e Fiamme spettacolare, venite con me che ci facciamo un ristretto. Domani, se volete uno shakerato, se dalle 18.40 sulla 7.10 ci sarà Cuochi e Fiamme. Nuova puntata. Bravo.
Vedi questa prova? Sono un po' caduta sulla presentazione. Perché? Io mi aspettavo più piccoli glidometri. Questo è stupendo. Ma come è applicato questo con delle graffette?